Chi mi conosce e segue il canale da un po' sa che amo molto le virgolette e potrei stare per interi minuti a fare continuamente questo gesto, ogni tot parole. In questo caso, addirittura tutte le parole del video meriterebbero di essere messe tra virgolette, ma in qualche modo evito. Vado al punto. Quando si parla di haters, reazioni non è esattamente la parola più adatta, però facciamo per capirsi, facciamo per introdurre in questo modo un argomento a cui sono molto legato fin dagli inizi del canale. Canale a cui ti direi di iscriverti e di cliccare anche sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Uno dei primi video, ed evito di linkarlo perché insomma ho una dignità da preservare, riguardava come reagire agli insulti. Ed è un passaggio fondamentale per chiunque si mette a creare contenuti, ma anche chiunque si mette in gioco, quindi chiunque ama suonare, prima o poi arriva quello che viene lì e ti critica, ti insulta, ti prende in giro, non ti sopporta e ci tiene a farlo sapere continuamente. Allora cerchiamo di capire come confrontarsi con questi personaggi che soprattutto online sono sempre più numerosi, purtroppo. Non sempre reagire è la soluzione migliore. Non sempre rispondere è la soluzione migliore, però ecco, cerchiamo di fare una disamina completa perché comunque è un passaggio fondamentale per tutti. Quando arriva quello che ti insulta, vuol dire che si esce dalla cerchia degli amici e parenti stretti, quindi è un primo risultato da prendere anche come buono. Quando ti esponi, quando ti metti in gioco, quando arrivi in qualche modo ad avere una piccola popolarità, arriva quello che gli stai sul cazzo, detto molto semplicemente. Non se ne può proprio fare a meno, è una condizione imprescindibile dell'animo umano. E allora è bene non fare scivoloni quando ti confronti con questi personaggi. Cosa fai? Non rispondi? È brutto quando rispondi a tutti tranne a quelli che ti criticano. Cosa fai? Cancelli i commenti? Peggio ancora, significa veramente che va bene solo quando ti dicono che sei bello e bravo. E allora cerchiamo di rispondere nella maniera più opportuna possibile. Molto spesso, quando inizi ad avere un certo giro, sono gli altri che poi rispondono ai commenti a sproposito, però questi tipi di personaggi da un certo punto di vista amano lo scontro e allora è bene agire con cautela per evitare di fare il loro gioco. Se non puoi controllare i commenti degli altri, cerca almeno di controllare i tuoi. In generale, prendersi e litigare è sempre sbagliato e in generale bisogna sempre cercare di guardare il buono di quello che ti viene detto e di cercare appunto, quelli che sono gli spunti utili in qualsiasi tipo di commento. Anche quando la critica non ha niente di costruttivo, è bene cercare negli anfratti più nascosti di rispondere in maniera positiva e soprattutto di rispondere nel merito. Poi, anche lì, bisogna non farsi trascinare nel gioco di chi stuzzica, di chi semplicemente cerca lo scontro, di chi semplicemente vuole puntare il dito contro di te, vuole farti pesare qualche cosa. Forse la risposta migliore a chi critica in questo modo è fare. Perché molto spesso dietro l'hater, ora purtroppo devo usare questa parola perché non ne trovo di migliori in italiano, quindi facciamocela andare bene. Dietro all'hater c'è una persona molto frustrata, ha bisogno di criticare, ha bisogno di sentirsi migliore, però di fatto non fa niente per cambiare la sua condizione. Ci sono tanti tipi di hater, c'è quello che magari è veramente ipertecnico, iperbravo e non sopporta quello che potrebbe considerare un'aberrazione, e invece c'è quello che semplicemente non sa fare niente, sa solo sputare veleno addosso. Ma in entrambi i casi,
comunque sia, later sarà sempre frustrato dal tuo fare, fare cose, fare serate, pubblicare musica, pubblicare DJ set. C'è un'invidia di fondo. In fondo, molto spesso later vorrebbe essere come te, ma non è in grado di farlo, allora ti punta il dito contro. La prima risposta all'hater è fare. C'è un video che ti viene detto e fai schifo? Fanne altre 100. C'è una canzone che ti viene detta fai schifo? Fanne altre 100. In questo modo veramente non riuscirà a starti dietro, anche se gli prende la fissazione di commentare tutti i giorni, che la cosa diventa pesante e fastidiosa. Prima o poi sarà lui a cedere se te vai avanti, e se te vai avanti imperterrito e spedito. La miglior risposta, la miglior reazione agli hater è nel fare cose, fare contenuti. Come le mode sono passeggere, anche gli hater lo sono, perché questi personaggi sentono il bisogno, sentono il diritto e il dovere di rivolgersi contro quello che gli capita a tiro, ma difficilmente poi sono costanti, proprio per la loro incapacità di fondo di riuscire in quello che fanno. Anche se ti prendono di mira, prima o poi cedono. E allora, alla lunga, dimostri che non hai bisogno di confrontarti con loro e non hai bisogno di perderci così tanto tempo. Quindi continua per la tua strada, magari prendi quel poco di buono che ci possa essere in una critica strumentale per migliorarti in quello che fai. Ascolta tutti ma non dare retta a nessuno, per usare una frase un po' così. Non ti far trascinare nello scontro. Rispondi sì ma sempre col sorriso. Prendi quel poco di buono ci può essere, o comunque apprezza anche se sei in disaccordo. Non dare a questi personaggi troppa importanza, mettili comunque in fondo alla lista delle priorità. Capita certe volte che un commento particolarmente pesante ti faccia girare le scatole, ti faccia alzare con il piede storto, possa anche rovinare la giornata. Bene, cerca di dare a questi l'importanza che si meritano, quindi mettili in fondo alla scala delle priorità. Quando hai fatto tutto quello che è veramente importante per te, allora ti dedichi a questi come a tutti gli altri. Anzi, leggermente dopo, perché prima ti dedichi alle persone che ti fanno stare bene e poi anche agli altri. Giusto non trascurarli, come non devi trascurare nessuno. Giusto non ignorarli, perché ci possono essere dei campanelli d'allarme importanti, però relegali allo spazio che si meritano, al loro angolino. Prima ci sono le cose più importanti, poi arrivo anche da voi. Questo è un commento in generale. Se poi c'è un problema serio dove si sfocia veramente nel cyberbullismo, insomma nel bullismo, nelle persone, nello stalking, insomma problemi ben più gravi di un semplice serie di commenti su YouTube, allora è bene rivolgersi a qualcuno, rivolgersi a un professionista, rivolgersi a un esperto, insomma non ti rovinare la tua salute per colpa di qualche stronzo, ecco. Ci sono problemi che non si affrontano, non si risolvono con un semplice video. Se c'è qualcuno che veramente ha piacere di torturarti, perché di questo si tratta, allora non lo tenere per te, mi raccomando, parlane con chi ti sta intorno e parlane con chi ti può aiutare veramente a risolvere un problema serio. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.